Partita ragazzi, che partita ragazzi, questa è una partitona, questa è una partitona, la Ternana asfalta la Juve Stabia, campione d'inverno, la Ternana è campione d'inverno, l'ultima giornata si conclude con il 3-0 per la Ternana, partita giocata ovviamente bene per la Ternana, soprattutto la Juve Stabia ha giocato un po' meglio, cioè nel primo tempo ha avuto pochissime occasioni, non ha mai tirato in porta, solo crossato così. Però nel secondo tempo prende due traverse, nel secondo tempo è stata molto equilibrata la partita con, come ho detto, due traverse della Juve Stabia, quelle occasioni nel secondo tempo, la Juve Stabia l'ha creata, ragazzi. Ci portiamo a casa di 3 punti, poi dobbiamo stare anche attenti al Bari che ha vinto all'89esimo contro il Bisceglie, raga. Se pareggiava era meglio perché così stavamo 10 punti di distante e stavamo un po' più tranquilli, quindi stavamo quasi in zona a scappare, vabbè, anche se staremo a 60 punti, potremmo anche perdere, anche se stavamo a 60 punti, ci poteva recuperare il Bari, perché nel senso se le perdevamo tutte nel prossimo, perché la prossima partita ci sarà il ritorno. Nel ritorno, se le perdeva, se le, cioè se metti caso, noi stavamo, l'avevamo vinte tutte nell'andata, e nel ritorno le perdevamo tutte. No, perdiamo, non è impossibile che le perdiamo tutte, perché. Cioè, spero che non ne perdiamo nessuna perché dobbiamo mantenere questo ritmo. Perché se ragazzi mi sembrano, non voglio dire stupidaggini, se la Ternana, non gufo, se la Ternana non perde nessuna partita in questa stagione, secondo me è campione, cioè nel senso tipo può darsi anche che potrebbe essere la squadra meno imbattuta del mondo, ragazzi. Dell'Europa, se non perde nessuna partita, quello è certo. Ma ragazzi, è del mondo, io non ho mai visto la Ternana che è la squadra meno imbattuta del mondo, quello non l'ho mai visto, però cioè, potrebbe essere. Parliamo della partita, allora, Peralta segna al 28esimo, mi sembra, 28esimo, sì, con un lancio lungo di Falletti per Peralta. Peralta va in aria, no, in aria, smarca due giocatori, quasi in aria, tira, gol, hanno spezzato il portiere, ma l'aveva angolato il punto il portiere, ma Peralta segna. Poi il gol di Suager dopo una punizione, no, mi sembra dopo il tiro di Damiano, molto bello. Raga, un Falletti ha fatto un tiro che stava per segnare. Io, mamma mia, raga, stavo per svenire se segnava quello e spaccavo tutto. Allora, la Ternana ovviamente non ha mai perso una partita quest'anno. Cioè, questa, nel senso, questo campionato, però non ha niente. Tutti lo sanno, però, vabbè, quelli che non la conoscono, no, ovviamente. Dovrò darsi. Poi Suager, come ho detto, dopo un tiro di Damian, il portiere la para e va in calcio d'angolo. Mi sembra Peralta crossa per Suager, e Suager la sfiora o la prende un po' con il piede. Traversa e entrata, poi la Juve Stabia la salva, ma l'arbitro dà gol, e ovviamente era gol, quindi 2-0. Poi Falletti scatta in aria come un flash, perché certe volte Falletti è un flash, scatta come un flash, la passa per Vantaggiato che la mette all'incrocio. Traversa gol, un gol meraviglioso di Vantaggiato, che anche lui ha fatto molti gol. Poi una delle ultime azioni della Ternana con Torromino, no, mi sembra Falletti, va in aria, la passa per Palumbo, ma Palumbo la lascia per Torromino. Torromino smarca un difensore, però smarca un altro, praticamente c'erano sempre i difensori, davanti alla porta il portiere fa una bella parata e nega il 4-0 per la Ternana.
Comunque abbiamo giocato bene, ragazzi, sempre bene. In questo campionato abbiamo sempre giocato bene, non mai, solo una volta abbiamo giocato male contro la Vibonese, anche se abbiamo vinto, abbiamo giocato male. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao ragazzi, forza fere!